Primo successo in campionato per l'Amen Scuola Basket Arezzo, che non stecca l'esordio casalingo al Palasport Estra contro Val di Sieve. La squadra di Milli si impone 101-68, conquistando due punti che danno morale dopo la sconfitta di Castel Fiorentino. La partita comincia in salita per gli aretini, Val di Sieve determinata, mettendo referto 17 punti nei primi 5 minuti di gioco contro gli 8 della SBA. Con il passare dei minuti l'Amen ha alzato la propria intensità offensiva, dove sono arrivate ottime scelte di tiro che hanno alzato le percentuali. Dopo il 29-37 del primo quarto, Arezzo ha continuato a spingere, allungando fino al 52-35 dell'intervallo. Nella seconda parte di gara la trama di gioco non è cambiata, gli ospiti hanno provato a ridurre le distanze, ma la SBA non ha lasciato scampo agli avversari, allungando ulteriormente nel punteggio. Al 30esimo il tabellone ha visto la squadra di Milli sul 74-52, diventato 101-68 al termine dell'incontro. Una prova convincente contro un avversario aggressivo che ha strappato gli applausi del Palasport Estra. 5 gli Amaranto che sono andati in doppia cifra, con Cutini top scorer con 25 realizzati, seguito da Tenev con 22, De Bartolo con 18, Provenzal con 15 e Rodriguez con 10. Domenica prossima trasferta a Prato per l'Amen, che ritrova così l'altra formazione che si è guadagnata la promozione in C-Gold dello scorso campionato. Una sfida che nelle ultime stagioni ha regalato molte amarezze agli Amaranto, che proprio per questo motivo proveranno a invertire questa tendenza negativa con i pratesi. Cose da migliorare ce ne sono tante. Dobbiamo migliorare la difesa, perché abbiamo veramente a tratti subito cose che non dobbiamo subire, ecco. Però qualcosa di positivo si è visto. La cosa che importava oggi davanti al pubblico, davanti al nostro pubblico, erano i due punti, e soprattutto considerare anche la differenza canestri, che è fondamentale in un eventuale arrivo a pari punti. Quindi anche le rotazioni un po' più corte, i ragazzi che hanno giocato un po' meno, a qualcuno non ha proprio giocato, ma non perché non vogliamo farli giocare, ma semplicemente perché adesso, soprattutto nelle prime partite, le differenze canestri eventuali sono fondamentali. Noi non sappiamo che tipo di squadra siamo, quindi soprattutto le prime 4-5 giornate dobbiamo cercare di capitalizzare il più possibile. I ragazzi, sarà mio interesse valorizzarli il più possibile. Ovviamente però abbiamo come priorità il risultato della partita in se stesso. Ecco. Prima di tutto dobbiamo pensare a salvare la squadra, ad avere una buona posizione in classifica. Quando con tranquillità avremo la possibilità, inseriremo gradualmente i ragazzi che hanno già iniziato a dimostrare di tenerci alla squadra, si stanno iniziando ad allenare con noi. Abbiamo individuato un gruppo di 5-6 under che ci daranno una mano tutto l'anno, quindi sono molto contento da questo punto di vista, e sono sicuro che tra questi ragazzi ne vedremo qualcuno molto presto. Ecco.